Antonino De Marco, che è entrato in campo. Gli racconto subito un aneddoto. Ciao Antonino, ben ritrovato in questa postazione, che ci ha detto Baldini. Stavi talmente bene che a un certo punto hai detto non riuscivi a respirare per l'emozione. Che era successo? Sono entrato in campo e non ho spezzato bene il fiato, quindi avevo problemi di fiato e non riuscivo tanto. Per l'emozione? Anche un po' per quello, visto che le prime 5 giornate non ho giocato, però sono contento di quello che stiamo facendo e siamo un grande gruppo. Raccontaci un po' quello che hai visto dal campo, quegli ultimi minuti, dove Lentella ha provato a spingere, ma a parte quell'azione che raccontava Gallo sul neo entrato Castelli, non ha mai spaventato. Sì, no, ci siamo un po' allungati alla fine, però penso che non abbiamo rischiato niente dietro, ci siamo messi bene, abbiamo rischiato poco e... è andata così la partita. Pescara primo in classifica, a differenza delle altre volte, primo in classifica da solo. Cosa significa? Che ora di partite cominciano a essere 5 con 3 trasferte, 2 con dirette concorrenti. Oggi è Terni la prima. Ma è una buona cosa, però come dice il mister, come stiamo dicendo noi, bisogna guardare partita per partita, quindi è ancora presto per dire primi o non primi. Certo, è una bella cosa stare primo in classifica, però come dice il mister dobbiamo guardare partita per partita, quindi adesso pensiamo al Carpi e basta. Non tanto lontano da qui, l'anno scorso era proprio questo periodo, se non ricordo male, era Carrara, ma a squadra era Sestri Levante, Zeman ti lanciò e hai fatto la doppietta. Poi sei stato utilizzato tanto, quest'anno con Baldini le cose vanno un po' diversamente, ti pesa questa situazione? Assolutamente no, io sono a disposizione del mister, lavoro tanto in settimana e quando il mister ritiene pronto di farmi giocare io mi faccio trovare pronto, però sono assolutamente contento di quest'anno, del gruppo e del mister e della società, cioè non mi lamento. Ecco l'auricolare per Antonino De Marco e quindi Fabio Ferraresi, da buon centrocampista che era, può chiedere qualcosa a Antonino De Marco. Anche Massimo, un ottimo centrocampista, perdonami. Beh, Massimo, sicuramente quindi. Insomma il paragone improponibile con Fabio, no. Che ha indossato la maglia del Pescara con ottimi risultati per 2 anni. Fabio. No, boh, io questo ragazzo che comunque... spezza umiltà da tutti i pori, no? Quindi gli vanno fatti i complimenti perché sa stare al posto suo, aspetta il suo momento. Volevo chiedere a chi ti ispiri rispetto ai giocatori che ci sono in rosa nel Pescara, per le tue caratteristiche, a chi sei più simile? Dei titolari parlo, dei presunti titolari. Una domanda difficile, adesso ti dico Valzania. Sei più da Gasso o Valzania? Questo ti volevo chiedere più o meno, dai. Più un Valzania, dai. Con qualche chilo in meno. Con qualche chilo in meno.